Conclusa la campagna di epurazione dei nemici di Cesare, nel 40 a.C. i tre ridefinirono i termini del secondo triumvirato a Brindisi. Antonio ottenne il controllo della provincia d'Asia e dell'Egitto, territori strategicamente vitali e di grande importanza economica che egli sfruttò per costruire un proprio potere personale. Lepido ottenne la provincia d'Africa. Ottaviano si assicurò la parte occidentale dell'impero. Ed è a questo punto che la sua strategia cambiò radicalmente. Egli sfruttò a suo favore il timore fondato e condiviso da gran parte della classe senatoria che Antonio volesse creare un impero autonomo ad Oriente, come appariva evidente dalla sua politica di concessioni territoriali a Cleopatra VII e ai figli avuti da lei. Ottaviano promosse quindi una propaganda tutta incentrata sulla difesa della romanità e dei valori della res publica contro il corrotto Antonio, succube di Cleopatra e ormai sempre più vicino al modello del monarca assoluto di stampo ellenistico. Nel 31 a.C. si arrivò infine al conflitto in armi tra i due, che si risolse nella battaglia navale presso Azio, in Epiro, con la vittoria di Ottaviano. Cleopatra e Antonio cercarono rifugio in Egitto, ad Alessandria, dove l'anno successivo, braccati da Ottaviano, si tolsero la vita. Così Ottaviano venne a trovarsi nella stessa posizione del proprio padre adottivo 15 anni prima. Ancora giovane, aveva 32 anni, si era liberato di tutti i propri avversari, diventando il nuovo padrone di Roma. And that's all, folks.